Das Deutschland von 1 hat um 3 Minuten. Ladies and gentlemen, the President of the United States. William Friedman è un crittografo americano che lavora per il governo degli Stati Uniti e durante la Seconda Guerra Mondiale aiuta l'esercito a decifrare i messaggi in codice dei nemici e nel suo lavoro è uno dei migliori. Di solito per esercitarsi usa testi criptati, enigmi o rebus, ma c'è un codice che nemmeno lui è mai riuscito a decifrare. Si tratta del manoscritto di Voynich. È un libro antico, pieno di disegni che raffigurano piante sconosciute e scritto in una lingua mai vista. Friedman ci ha lavorato per mesi, lo ha studiato, ma alla fine ha dovuto rinunciare, si è arreso. Noi invece oggi proveremo a risolvere quel mistero, proveremo a ricostruire la storia del manoscritto di Voynich e a capire chi può essere il suo autore. Nei primi anni del 1900, un antiquario originario di New York si recò in visita a Villa Mondragone, nei pressi di Roma. Era in cerca di libri preziosi. L'antiquario americano si chiamava Wilfrid Voynich. A Villa Mondragone erano conservati numerosi testi storici appartenenti a una scuola gesuita. Uno dei bauli che a Voynich fu consentito di visionare proveniva dalla collezione di uno dei più noti eruditi del XVII secolo, Athanasius Kircher. In mezzo a numerosi manoscritti, Voynich fu colpito da un libro dall'aspetto insolito. Lo acquistò e tentò di decifrarlo per tutto il resto della sua vita. Purtroppo morì senza nemmeno essersi avvicinato alla soluzione. Dopo la sua morte, il libro andò a finire nella biblioteca Beinecke dei manoscritti e volumi rari a Yale. La biblioteca può vantarsi di possedere numerosi tesori bibliografici, ma nessuno famoso quanto il manoscritto Voynich. Uno dei maggiori esperti del manoscritto è René Zandbergen. Vi ha lavorato per anni. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, posso aiutarla? Vorrei visionare il manoscritto Voynich. Attenda qui. Sì, grazie. Quando ho visto per la prima volta un'immagine del manoscritto Voynich, ho sentito immediatamente che sarei riuscito a leggerlo. Ma con il tempo mi sono ricreduto. Non sono riuscito a decifrarlo, come tanti prima di me. Biblioteca Beinecke, buongiorno. Attenda un istante in linea. Il prezioso manoscritto si trova al sicuro nella biblioteca Beinecke. Per la prima volta, René Zandbergen potrà studiare il tomo originale. La cosa incredibile è che qualcuno, centinaia di anni fa, ha scritto qualcosa che ancora oggi, con tutta la tecnologia moderna, non riusciamo a decifrare. Tra più di 200 pagine di pergamena si sviluppano milioni di segni grafici e qualcosa come 170.000 caratteri. In un tale groviglio di parole e immagini, anche un occhio esperto può facilmente perdersi. E questi sono alcuni dei disegni inspiegabili.
Un'altra cosa interessante del manoscritto è che lascia spazio a molteplici interpretazioni. Vi sono talmente tanti disegni e figure che se si ipotizza una teoria, è probabile che si trovino degli elementi a supporto. È davvero incredibile. Tuttavia, a uno studio più ravvicinato, il testo appare meno caotico. I disegni sembrano dividere le pagine in sezioni distinte. La restauratrice Paula Zayats ha passato molte ore sul manoscritto. Ancora non siamo in grado di leggerlo, ma possiamo tentare di capire di cosa tratti attraverso le illustrazioni, che lo dividono in più sezioni. Sono dell'idea che gran parte dell'opera abbia a che fare con la botanica, le erbe. Il libro è un trattato su queste piante. Ne mostra il sistema radicale, le foglie, i fiori. Alcuni dei disegni sembrano trarre ispirazione dal mondo reale. Probabilmente il testo fornisce delle indicazioni su dove trovare le piante, come farle crescere e poterle utilizzare. La medicina si basa sulle piante officinali. Potrebbe essere un trattato sulle conoscenze del tempo. Ci sono un grafico dello zodiaco e mappe stellari. Si parla anche di astronomia, quindi. Vi è questa serie di pagine con illustrazioni dei segni zodiacali. Sono molto dettagliate, ma anche queste non sappiamo cosa significhino. Anche in questo caso, però, le somiglianze con forme conosciute sono evidenti. Alcune pagine riproducono fenomeni ottici. Se vengono fatte scorrere velocemente, queste illustrazioni prendono vita. Quale significato nasconderà la combinazione di piante e simboli astronomici? Durante il Medioevo, quando si veniva curati con le erbe, era fondamentale conoscere il proprio segno zodiacale. E poi ci sono le figure femminili. Iniziano subito dopo, donne che fanno il bagno nelle piscine. Queste sono tra le immagini più enigmatiche. Facevano forse riferimento a una raccolta di trattamenti termali, o magari a una segreta fonte di gioventù perenne. Altre illustrazioni sembrano supportare questa ipotesi. Alla fine vi è un'altra sezione ancora. Potrebbero essere delle ricette. Sembrano spiegazioni di procedure, come tagliare le erbe che abbiamo visto nelle pagine precedenti, come cuocerle o come pestarle insieme, forse. Ecco, non so, a chi non ne sa nulla sicuramente sembra un comune erbario o un libro di medicina. L'autore era forse un medico geniale che tentava di nascondere le sue scoperte agli altri medici. O alla Santa Inquisizione che avrebbe estirpato ogni nuova forma di conoscenza. Fu lo stesso Wilfried Voynich a scoprire il primo indizio sull'identità dell'autore. Mentre era impegnato a fare delle copie del libro originale, per caso si accorse di un segno quasi invisibile. Qualcuno aveva lasciato una scritta sulla prima pagina.
Le parole sono state abrase dalla carta, ma grazie agli ultravioletti le tracce di inchiostro tornano visibili. Riesco a vedere una T. La T, iniziale di Depenetz. E c'è qualcosa sotto. Jacobus da Depenetz, si legge chiaramente. E un 19, forse. Jacobus da Depenetz era un medico itinerante e un esperto di piante medicinali vissuto nel XVII secolo. Le sue preparazioni erano largamente conosciute. Nel 1608 fu convocato a Praga dall'imperatore Rodolfo II.